Allora, volevo dirvi una cosa, ho saputo che il 23 dicembre la scuola è chiusa, allora il che se vogliamo è anche positivo, è un lunedì, però noi abbiamo fissato esami il 20 e ho un po' di timore sinceramente perché non abbiamo giorno di riserva, cioè è vero che non dovrei avere nessun problema il 20 a finirli tutti, però se succede qualunque cosa, che so io, uno sciopero di qualcosa, un problema a vostro o mio, non abbiamo giorno di riserva. Allora, non credo che sia molto prudente, quindi mi sto informando per verificare se posso fare esami il 17, che chiudiamo le lezioni quel giorno. Vi ho già detto comunque che quello che spiego l'ultima settimana non lo chiedo, perché credo che sia più prudente anche per voi, ecco, altrimenti rischiamo di, se succede un minimo inconveniente, di rimbalzare al 7 di gennaio, che mi dispiacerebbe. Quindi, morale, se voi siete d'accordo, quindi se avete qualcosa in contrario, per cortesia ditemelo, e se siete d'accordo io verifico 17, 18, 19. 18, 19 ci sono le lauree, però non ho ben capito se non posso fare attività didattica in nessuno dei due giorni, che mi sembra strano, perché se così fosse con le lezioni che finiscono il 17 e la scuola chiusa il 23, significa che tutti i colleghi dovrebbero fare l'esame il 20, quello che voglio fare, quindi mi sembra veramente un po' strano che non si possa in tutti i due giorni fare attività didattica. Quindi se siete d'accordo, e vi prego, se c'è qualcosa che non va, ditemelo adesso oppure mi mandate un'email. Se non va il giorno 17 per qualunque ragione, io comunque sarei disponibile il giorno 18, il giorno 19 a recuperare. Quindi se proprio quel giorno vi crea problemi, il giorno 18, il giorno 19 posso recuperare. Però vorrei cercare di fare le cose proprio in ottemperanza ai regolamenti didattici, quindi voglio sentire quando posso iniziare a fare esami, quindi se posso fare il 17, che è l'ultimo giorno di lezione, quindi in teoria non potrei, e se posso farli il 18 o il 19 nel giorno in cui le lauree sono in risorgimento piuttosto che qua. È chiaro per tutti? Ci sono dei commenti su questo? Ecco, chiaramente io non ho problemi se mi dite no, noi vorremmo rimanere al 20 e ci prendiamo il rischio. Ecco, anche questo, se è questo che volete, si può cercare di fare. Bene, ecco, detto questo, volevo prima di iniziare farvi, ve l'avevo promesso, riflettere un attimo su alcune foto che avete visto. Questa è un'opera di presa sul torrente Travignolo, è in Val Travignolo, che è sopra Predazzo, sotto al Passarolo. È un'opera di presa con griglie di fondo. Allora, quello che vedete qui, praticamente, è la soglia principale, qui, con la griglia di fondo sulla destra. Sulla sinistra c'è invece la parte di soglia principale che è al di sopra della griglia di fondo. C'è un piccolo dislivello tra griglia di fondo e soglia principale. Probabilmente perché vogliono mantenere sulla griglia di fondo un profilo del pelo libero abbastanza basso. Mi potresti chiedere dov'è lo scarico del flusso minimo vitale. Non mi è molto chiaro se è questo, anche se questo mi sembra più uno scarico di fondo della traversa che non uno scarico del flusso minimo vitale, oppure se è, sinceramente quando ho fatto la foto non ci ho fatto caso, molto probabilmente lo scarico del flusso minimo vitale è a valle della vasca di carico. Questo che vedete qui è il sistema sghiaiatore di sabbiatore che è unito in un'unica vasca e vasca di carico, tutti uniti in un'unica vasca, senza separazioni. Anche questo è possibile, chiaramente in dipendenza delle caratteristiche di trasporto solido che il progettista valuta sul torrente. Ecco, questo quindi è un esempio di griglia di fondo, qui sopra si vede poco, ma sul vostro PC poi lo osservate, c'è un filo che serve quale sensore della misura del livello idrico. Queste opere quando non sono presidiate, però normalmente, soprattutto le più moderne, hanno opere di regolazione che possono lavorare
possono essere comandate da remoto e vengono comandate a seconda dei dati che vengono rilevati dai sensori che sono posti sull'opera. Bene. Ecco, questo è un esempio che tenevo a farvi vedere. Qui c'è un dettaglio sulla griglia di fondo. Vedete che questa barra è longitudinale. Vedete che la spaziatura tra le barre è molto ridotta. Sulla griglia, la griglia è inclinata verso il basso. Anche questo si intuisce dalla foto. Per motivi, i motivi che la teoria ci conferma e che io l'altro giorno vi ho illustrato. I motivi sono il fatto che si vuole mantenere l'energia costante sulla briglia in modo da non intercettare troppa acqua. Qui vedete il filo che serve a reggere appunto il sensore del livello. Ecco, poi vedete qui ci sono dei detriti che sono piazzati qua e là, chiaramente quando passano le piene portano dei detriti. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi a proposito delle griglie di fondo è, aspettate solo un secondo che torno un attimo su, alla figura con, eccola qui. Allora, l'ultima cosa che voglio dirvi sono le protezioni, non delle griglie di fondo, delle opere di presa, le traverse, le protezioni di valle. Ora, qui vedete un caso in cui il paramento di valle non è verticale e allo stesso tempo a valle c'è una vasca, vedete qui c'è un gradino che la limita, una vasca di dissipazione. Una vasca di dissipazione a che cosa serve? Serve a dissipare l'azione erosiva della corrente all'interno di questa vasca, che poi viene spesso protetta, almeno sul fondo, da materiale lapideo. Ecco, un aspetto chiave di questa vasca è dimensionarne la lunghezza nonché l'altezza di questo gradino che la limita a valle, perché è evidente che se il gradino è troppo basso l'azione erosiva non viene contenuta all'interno della vasca. Se invece il gradino è molto alto, voi capite che l'acqua si arresta contro il gradino e perde l'azione erosiva. Io sto usando un termine, azione erosiva, che è intuitivo, ma non è tecnico. Il termine tecnico sarebbe energia. Cioè quella vasca serve a dissipare al proprio interno l'energia della corrente. Energia che, tradotto in termini intuitivi, significa capacità della corrente di erodere. Bene. Questa è una soluzione. Noi vedremo nel seguito come dimensionare la lunghezza della vasca e l'altezza del gradino. Lo faremo quando parleremo delle briglie. Ecco, detto questo, volevo invece parlarvi del paramento di valle. Il paramento di valle può essere verticale oppure può essere, come in questo caso, inclinato in modo da accompagnare la vena. È chiaro che verticale costa meno ed è più semplice da fare. Fare un sagomato in questo modo richiede, se non altro, delle opere di casseratura che sono più impegnative. Ora, lo si fa verticale normalmente quando si è in situazioni, tra virgolette, più tranquille. Ecco, perché se la situazione non è tranquilla conviene accompagnare la vena, anche questo è abbastanza intuitivo. Ecco, che cosa succede se non accompagniamo la vena? Immaginate, se la vena diventa imponente e il paramento è verticale, che cosa succede? Allora, adesso disegniamo un'opera con un paramento verticale innestata su un fondo alveo e immaginiamo che a monte arrivi una corrente significativa. Allora, aspettate che la faccio in blu la vena. Allora, quello che succede è che la vena nel saltare a valle si stacca dal paramento e poi qui chiaramente origina una turbolenza. Ecco, immaginatevi, questa è proprio una vena d'acqua compatta. Chiaramente diventa compatta se la corrente è importante. Se la corrente è caratterizzata da bassa portata, la vena si frange. Nel momento in cui salta si frange, si spezza in mille rivoli. Ma se invece la portata è elevata, l'altezza d'acqua è elevata, la vena può rimanere, per così dire, chiusa, compatta. Allora, se questo succede, la vena, che va molto forte, trascina con sé l'aria accumulata qui dentro e crea, in questa zona di vuoto, crea esattamente il vuoto, ovvero
ovvero pressione atmosferica assoluta nulla. Se questo si verifica, successivamente è molto probabile che la vena si rompa, perché la vena viene risucchiata contro il paramento e va a sbattere contro il paramento, perché c'è la pressione atmosferica che spinge dall'altra parte e qui abbiamo il vuoto. Ecco, questo sbattimento della vena contro il paramento può portare il paramento verticale presto al deterioramento, alla rovina. Ecco, per questo motivo, quando si pensa che le vene siano molto imponenti, si preferisce accompagnare la vena in questo modo per evitare che si formi il vuoto. Una domanda molto rilevante è: quale forma dare a questo profilo di accompagnamento? E sono state fatte numerose prove sperimentali che hanno portato degli sperimentatori, ormai un centinaio di anni fa, a proporre delle forme di profilo. Queste forme di profilo sono state determinate per via empirica e poi tradotte con una formula analitica. Quindi esiste una formula analitica proposta dalla letteratura che vi suggerisce come sagomare questo profilo. Infatti questo è detto profilo di Krieger-Scimeni. Ecco, a me basta che voi sappiate che esiste, per cui se uno dovesse parlarvi in futuro facciamo un profilo Krieger o parlamento verticale, voi sapete di che cosa sta parlando. Sulle mie dispense trovate un link a un PDF in francese dentro al quale è riportata la formula analitica del profilo Krieger-Scimeni. È riportato solo per vostra informazione, io all'esame non lo chiedo, è una formula analitica difficile da imparare a memoria, quindi questo è il motivo per cui ve lo riporto e vi dico solo per vostra informazione. Al di là del fatto che io non lo chiedo all'esame, non vi suggerisco neanche di impararlo, io non l'ho mai imparato a memoria. Ecco, l'importante è sapere che esiste e ci sono anche numerosi libri di testo in italiano che vi riportano il profilo Krieger. Io ho messo il link a un PDF in francese perché, come sapete, voglio usare materiale libero e i libri in italiano non mi consentivano di postare materiale libero. Bene, ecco. Io ho chiuso con le traverse, perlomeno con la progettazione del corpo traversa. Vi chiedo se avete domande. Non siete obbligati a farmele, ma se le fate mi fa molto piacere. 10 secondi. Ottimo. Allora, prima che mi dimentichi, domani niente PC, d'accordo? Poi la prossima settimana. Allora, passiamo alla lecture successiva, alla lezione successiva, e vediamo di che cosa si tratta. Progettazione delle scale di risalita per pesci. Allora, questo è un argomento per il quale voglio farvi un discorso particolare. Qui c'è una foto ma si vede poco, comunque sul PC la trovate. Allora, la premessa che voglio farvi è questa: io vi assegno alcuni argomenti descrittivi allo studio autonomo. E perché lo faccio? Allora, questi corsi di studio delle lauree magistrali fino a, direi, 5 anni fa prevedevano 60 ore di lezione. Poi il dipartimento, non è l'unico dipartimento, ma non tutti i dipartimenti di Unipol hanno fatto questa scelta, ha deciso solo per le lauree magistrali di assegnare 8 ore di lezione frontale ad ogni CFU, a ogni credito formativo universitario. Ecco, non è l'unico dipartimento, ma non tutti fanno questa scelta, quindi magari se parlate con colleghi di altri dipartimenti vi diranno che fanno 60 ore per 6 crediti. Allora, quando facciamo questa scelta, in modo più o meno condiviso, si decise di fare così, perché questo in buona sostanza consentiva di ottimizzare meglio sia gli spazi a disposizione che il tempo a disposizione del docente per spiegare. Perché nel vecchio sistema è vero che erano 60 ore a calendario, c'erano, però è anche vero che il docente aveva facoltà, motivando, di ridurre l'orario del 20%, che significa 48 ore. Adesso invece 48 ore sono e 48 ore il docente deve fare, quindi c'è stato anche l'intento di dire: visto che anche prima, bene o male, quasi tutti facevano 55-56 ore, meglio che tutti ne facciano 48, adesso sicuri che tutti facciano quel numero di ore. E poi, ripeto, è stato anche un ragionamento di spazi a disposizione. Come sapete, abbiamo poche aule, quindi ridurre il numero delle ore significa avere a disposizione maggiori spazi.
a beneficio vostro e nostro. Ecco, detto questo, chiaramente quando facciamo questa scelta fu automatico e implicare che alcuni argomenti devono essere assegnati allo studio autonomo. E allora ci accordammo tra docenti, allora direttore di questo dipartimento era l'attuale rettore, ci accordammo tra docenti, su indicazione del direttore di dipartimento, di assegnare agli studenti argomenti di studio autonomo, chiarendo però con la massima precisione quali sono gli argomenti, che cosa si chiede all'esame e che cosa in particolare studiare. Allora io mi comporto esattamente così, quindi vi assegno alcuni argomenti allo studio autonomo. Sono molto descrittivi, cioè sono sicuro che sono argomenti che voi non avete nessun problema a capire. Vi dirò anche che quando li facevo lezione, magari impiegando 2 ore, tipo le scale di risalita, vedevo che gli studenti dopo un po' li calava l'attenzione, perché non è un argomento tecnico, è un argomento che è molto, appunto, descrittivo. Allora ho pensato bene, mi faccio una bella pagina web fatta bene che sostituisca la lezione. Ecco, e quindi vi invito, questa è la lezione che vi invito a studiare da soli, è abbastanza breve e fa riferimento alla pagina di Wikipedia più alcune dispense di colleghi. Allora, intanto, però, alcune cose ve le voglio dire. Quindi 10 minuti li voglio dedicare. Primo, che cosa sono? Intuitivo. Ecco, sono manufatti che intendono permettere la risalita del pesce attraverso opere di sbarramento. Questi manufatti hanno un grosso problema, che pochissimi, alla luce dei fatti, funzionano. E quindi la loro progettazione è basata più che altro su regole empiriche. Regole empiriche che però spesso danno luogo a manufatti che appunto funzionano male. Ecco, quale sia la ragione per la quale non funzionano è ancora dubbio, per cui vengono tuttora fatte numerose prove sperimentali. Ecco, io stesso una volta ne ho progettata una e ho cercato di fare in modo da poter fare delle prove, poi sono andato anche a vedere. I risultati secondo me non sono stati dei migliori, sono state fatte delle prove marchiando i pesci, quindi venivano rilasciati i pesci, prima si beccavano i pesci a valle, poi si metteva la tacchetta, i pesci non erano già così mica tanto contento, si ributtavano dentro e poi si tornava dopo 6 mesi, si andava a monte, piccola scarica elettrica, i pesci vengono tutti su, si prendono e si guardano quante tacchette hanno, dopodiché si ribollano e la scarica elettrica almeno in teoria non dovrebbe fargli più male di tanto. Ecco, tenete presente che però il fatto che sia così facile far venire a galla i pesci vi rende anche conto della delicatezza di questo problema. Cioè, chi vuole pescare di frodo è facilissimo farlo, basta andare in corrispondenza eventualmente della scala di risalita, ma anche in corrispondenza dello sbarramento creato dalla traversa, si va lì con la batteria da macchina e in un attimo vengono su tutti i pesci. Così mi hanno detto, io non ho mai assistito a questo, ma dicono che è molto semplice. E addirittura mi racconta anche una volta di aver visto un soggetto in bicicletta che pedalava dopo aver sollevato la ruota con la dinamo e anche solo pedalando con la bicicletta ha fatto venire su tutti i pesci. Non so se sia una leggenda o sia una realtà, però ci credo che con una batteria da macchina vengano su, perché proprio è anche documentato, se cercate in rete si fa così. Ecco, allora, morale, però torniamo al nostro problema, perché non funzionano? Allora, ci sono tante ipotesi. Un'ipotesi è appunto che possano essere disturbati nelle scale di risalita, perché nelle scale di risalita è molto facile pescare di frodo, anche a mano. Ma io non credo che sia questa la ragione, onestamente. Non credo che sia questa la ragione perché di fatto le prove sperimentali, anche in casi in cui l'opera è protetta e si è sicuri che non c'è stata pesca di frodo, hanno dimostrato che Il pesce fa fatica ad andare su per una scala. Allora, il pesce è attratto dall'ossigeno, è attratto dalla corrente viva. La scala di risalita spesso non è collegata nel filone, non è collocata nel filone centrale della corrente. Perché non è collocata lì? Perché se viene la piena, nel filone centrale va in rovina. Sono state fatte prove anche di questo genere. È stata messa la scala di risalita al centro della briglia, al centro della traversa. È arrivata la piena e l'ha portata via. È evidente, va messa in zona protetta è all'alto, però il pesce è attratto dall'ossigeno. Allora si è pensato di creare delle condizioni che favoriscano la turbolenza della scala. Questo è fondamentale. Anche in questo caso però i risultati sono spesso non molto consolanti. Ecco, tutto questo lo trovate descritto nelle
è la pagina web che vi presento. E che cosa voglio sapere da voi? Voglio sapere da voi, eventualmente all'esame, io la classica domanda che faccio all'esame è: scale di risalita, che tipi di scale conosce? Ecco, allora, ci sono tre tipi di scale, trovate tutto descritto nella mia dispensa, che sono le scale a bacini successivi, questa, cioè trovate, questa è una scala che gira su se stessa, è una scala chiocciola, e sono delle vasche che sono separate da un gradino l'una dall'altra. Quindi il pesce arriva, salta nel primo gradino, si riposa un attimo, la corrente deve essere, attenzione, turbolenta per attrarre il pesce, ma non troppo turbolenta perché sennò il pesce non riesce a riposarsi. Quindi a seconda del tipo di pesce si progetta la turbolenza all'interno dei gradini. Questo però non voglio sapere all'esame, voglio solo sapere che cos'è una scala a bacini successivi a parole. Bene. Allora, bacini successivi, appunto, il pesce arriva, fa un salto, si riposa, poi fa un altro salto, si riposa, così via, arriva a monte. Poi c'è la scala a rallentamento. La scala a rallentamento è un canale in pendenza. E siccome è troppo pendente, che cosa si fa? Ci si mettono in mezzo dei setti per rallentare. Allora, se voi scorrete la mia pagina web, appunto, c'è un PDF. Che adesso vi apro, giusto per farvi vedere, eccolo qua la scala a rallentamento, aspettate un attimo, questo è un esempio di scala a rallentamento, vedete che è un canale in pendenza, arriva dentro una vasca a valle, qui in mezzo ci sono delle specie di deflettori. Vediamo se c'è uno schema un pochino più dettagliato, un attimo solo. Eccolo qua. Vedete come sono fatti? Sono dei deflettori, ovvero dei setti trasversali che al centro sono ribassati, come delle... La fessura al centro può arrivare anche fino al fondo, come delle piccole briglie poste sulla scala. Questo fa rallentare l'acqua. Ecco. Altrimenti, se uno toglie i deflettori, l'acqua va troppo veloce e il pesce non ce la fa risalire. Bene. Terzo tipo di scala è la scala rustica. La scala rustica è un canale laterale con delle rampe di sassi. E chi vuole sapere questo? L'altra cosa che vorrei sapere da voi è che la scala a bacini successivi va bene per i salti più alti. Poi, scala Deni e scala rustica. La scala rustica permette di superare dei salti bassi. Solo salti bassi. Perché essendo una specie di rampa in sassi, non può essere troppo pendente. Perché altrimenti la corrente andrebbe giù troppo turbolenta. Quindi, piccolo salto va bene anche la scala rustica. Salto che comincia a diventare un po' più alto, scala Deni. Se il salto è molto più alto, la Deni diventa troppo pendente e allora si usano i bacini successivi. Questo è molto semplice. Poi, nelle dispense è tutto spiegato con più dettaglio, però io quello che voglio sapere da voi è questo. E anche, mi permetto di dire, forse, è l'informazione, questa è l'informazione essenziale di cui voi avete bisogno di sapere. Scale, tre tipi di scale. Scala bacini successivi per salti più alti, scala Deni, scala rustica. Questo è quanto. Dopodiché le dispense vi danno anche dei dettagli, qualche dettaglio in più sulla progettazione. Quindi vi dice nelle scale bacini successivi come progettare l'altezza dei salti, perché uno potrebbe pensare ma lo faccio di 50 cm salto di 20. Ci sono dettagli. Sono tutte formule, diciamo, se non empiriche, io le considero empiriche perché alcune sono ricavate dall'idraulica, ma il moto in queste scale non soddisfa le assunzioni di base, non è una corrente gradualmente variata, non è una corrente a energia costante. Quindi applicare le formule dell'idraulica significa applicarle in condizioni in cui le assunzioni sono molto probabilmente non verificate. Ecco. Dopodiché, l'ultima cosa che volevo dirvi, che la trovate lì, è le dovete fare, sì, le dovete fare, anche se, chiaramente, è la regione che ve lo dice. Dico la regione perché l'ente competente per questo tipo di opere spesso è la regione, perché sono opere non di
di grande importanza. È chiaro che se fate una traversa sul Po, allora l'ente competente diventa l'autorità di bacino, assieme alla regione. Se fate una traversa che diventa alta 15 metri, l'ente competente diventa il Servizio Nazionale di Dighe. Ma però per discarsa importanza spesso la regione, la quale regione vi dice di farle. Però attenzione, la regione potrebbe suggerirvi anche delle alternative. Nella consapevolezza che le scale possono non funzionare, la regione potrebbe anche dirvi impegnare il costruttore, il vostro committente, a fare delle campagne di ripopolamento con periodicità fissata per la durata dell'opera. Quindi potrebbe impegnare il costruttore a accantonare una cifra che consenta per 50 anni, la butto lì, potrebbe anche essere solo 20, il ripopolamento a monte operato da un ente opportunamente designato. Quindi associazione pescatori, ogni 6 mesi gli si dà, il costruttore gli dà una cifra, parte dei ricavi, per permettere il ripopolamento. Anche questo è una soluzione praticabile, anche se chiaramente dal nostro punto di vista non è perfetta, perché per assicurare la continuità dell'ecosistema bisognerebbe che fossero i pesci a valle che vengono portati a monte, non pesci a monte aggiunti in eccesso. È anche vero che può rappresentare un buon compromesso, perché in questo modo almeno si ha la sicurezza che a monte il pesce c'è. Quindi questa è una soluzione che a volte la regione propone. Ecco, un'altra soluzione che non riguarderà voi, ma che viene spesso praticata per opere importanti, sono gli ascensori per i pesci. E ve la dico perché fa un po' ridere, ma in realtà sono molto utilizzati. Chiaramente non dovete pensare che ci sia un ascensore dove il pesce schiaccia il bottone, no? E sono degli ascensori che vanno su e giù regolarmente. Quindi ogni ora, la butto lì, ma a seconda dei periodi, perché sapete che i pesci risalgono tipicamente per riprodursi, quindi nel periodo di riproduzione, nel periodo di frega, tipicamente ci sono questi macchinari che vanno su e giù con regolarità e vengono piazzati in zone attraenti. Questi a dire la verità funzionano, cioè ci sono numerosi esperimenti positivi con ascensori per i pesci, però voi capite che richiedono un costo e una manutenzione che è impegnativa, quindi normalmente in questo tipo di opere non si fanno. Però l'ascensore effettivamente garantisce la continuità. È un tema, quello delle scale di risalita, molto affascinante, devo dire che è anche bello, perché si vanno a fare le prove e si cerca di... veramente bisogna aguzzare l'ingegno, però è un tema molto sperimentale, io non propongo neanche tesi di laurea su questo, perché è difficile, cioè la tesi di laurea si potrebbe fare se ci fosse una sperimentazione disponibile. Ecco, in realtà è una, le sperimentazioni sono poche per ovvi motivi, perché costano, però lo trovo comunque un tema affascinante. Bene, io direi che su questo argomento ho detto tutto. Ecco, è una domanda che faccio abbastanza di frequente, però quello che voi mi dovete dire è quello che io ho detto. Chiaramente se voi approfondite, faccio il discorso che avevo fatto all'inizio anno, se approfondite a me fa molto piacere, e se voi approfondite dimostratemi che avete approfondito, questo è un buon segnale. Perfetto. Domande? Ok. Prima di andare oltre all'argomento successivo su cui mi soffermo poi per un po', volevo farvi vedere un paio di foto, anzi un po' di più di un paio, che ho fatto un paio di settimane fa. Non riguardano esattamente ciò che vi faccio io, più la parte di Brad, però sono andato apposta a fotografare sta roba e allora me la propongo, perché la trovo interessante. Allora, aspettate un secondo che lo devo trovare. Ah, sì. Magari adesso se non la trovo velocemente poi ve le faccio vedere domani, non sono sicuro di averle copiate. Allora, dunque, intanto vediamo se si vede, sì, però aspettate che faccio una cosa.
eccola qui. Allora, questa è una sistemazione che è stata fatta su un pendio che è soggetto a colate detritiche. Perché è soggetto a colate detritiche? A monte c'è una montagna con dei ghiaioni e il versante è molto ripido. La montagna è molto ripida, il ghiaione è molto ripido e ciò che sta sotto è molto ripido. Qui non si capisce la pendenza perché è fotografato da valle verso monte, ma vi garantisco che c'è una bella pendenza. Occhio a croce, secondo me siamo attorno a un 3-4%, che è una pendenza elevata. Allora, ciò che succede ogni tanto qui, alcune cose le intuisco, perché poi chiaramente a volte non si conosce la storia che ha motivato la costruzione di un'opera, quindi in questo caso io ho cercato di interpretarla, in parte la conosco, ma per la gran parte ho cercato di interpretarla. Quello che succede a volte è pioggia forte, l'acqua entra nel ghiaione e mobilizza il ghiaione, perché come sapete penso che Bratt vi abbia fatto qualcosina di debris flow, ve l'ha fatto? Bene. Allora, praticamente l'impasto acqua sassi si mobilizza. Quando parte, dopo diventa un problema fermarlo, perché acquisisce una spinta, una velocità molto elevata. Allora, se parte questa colata, poi entra nel bosco a valle e tende a erodere dentro al bosco stesso e contemporaneamente a disperdersi. Però, comunque, anche se si disperde, difficilmente si arresta, quindi a volte in Dolomiti, questa foto è stata fatta in Dolomiti, si trovano dei versanti che sono completamente ricoperti di ghiaia e oltretutto in taluni casi questa ghiaia ha tolto gli alberi, quindi crea anche delle situazioni di instabilità successiva. Allora evidentemente qui hanno voluto evitare questa situazione. Perché l'hanno voluto evitare? Anche perché qua c'è una strada che è quella da cui ho fatto la foto che va su a Tornanti. Quindi hanno pensato, nel caso in cui si verifichi la colata, così lo interpreto io, di portarla a valle piuttosto che fermarla lì. Da qui la creazione di questo canale che ha pendenza molto elevata, a scabrezza molto ridotta. Per me lo scopo di questo canale è chiaramente quello di far accelerare la colata e portarla giù, e in modo da evitare l'erosione del bosco, in modo da evitare la dispersione. Perché se avessero voluto fermarlo avrebbero fatto una briglia selettiva. Se avessero voluto fermare la colata avrebbero fatto una briglia selettiva. Evidentemente qui per una pendenza elevata una briglia selettiva non avrebbe funzionato, perché chiaramente se la pendenza è molto elevata come fate a fermare una colata? No? Non c'è proprio fisicamente lo spazio, a meno che voi non tagliate il pendio per creare una zona orizzontale, non c'è lo spazio. Quindi l'idea è stata evidentemente quella di portarla giù. Vediamo qualche altro dettaglio. Allora, che cosa c'è giù? Perché chiaramente questa è la domanda. Giù c'è la piazza di deposito con la briglia selettiva. E questa è una piazza di deposito collocata immediatamente a monte di un paese. Tanto vedete la conformazione dei versanti, che versanti sono molto ripidi. E su hanno creato una piazza di deposito enorme per fermare l'immacolata. Chiaramente poi bisogna andare a votarla. Nel momento in cui si verifica la colata, è una colata che da quello che ho capito si verifica non tutti gli anni, si verifica ogni tanto. Per cui si accetta questa idea di dire bene, quando si verifica poi porto via tutto. E a valle hanno messo questa briglia che è una briglia doppiamente selettiva, delle barre prima per fermare il materiale più grosso, poi una briglia che più che selettiva, diciamo che fa passare ben poco questa. Cioè qui uno sospetta che a valle dei grandi detriti non ci vadano, ma è motivato perché immediatamente a valle ci sono le case, quindi lì la colata va fermata. Ecco, a monte di questa briglia c'è la piazza, questa è la briglia sempre vista un pochino da più lontano, vedete che c'è una gaveta per permettere poi all'acqua di passare. Vediamo un po', aspettate un attimo, sono andato in direzione opposta. Ecco, questa è la briglia vista da valle, quindi vista da valle vedete questo paramento che è alto direi un 6 metri, a valle hanno messo una tubazione per portare via l'acqua. E adesso vediamo qualche dettaglio a monte. Ecco, questa è la piazza di deposito a monte. Qui c'è il canale che arriva da monte, è stato rivestito di sassi, ma poi ricoperto di terra perché poi così ricoprendo di terra cresce l'erba e diventerà una piazza di deposito verde. Perché in effetti io l'ho vista quando non era ancora ricoperta di terra, abbastanza impattante, perché c'è un prato verde attorno, poi questi sassi sono una cosa che brilla al sole. E in questo modo invece chiaramente qui poi semineranno e cercheranno di ricoprire tutto d'erba. Ecco, questa è una visione un po' più allargata, qui c'è la briglia, qui c'è in cima la briglia del fotografo,
e vedete che c'è un volume abbastanza significativo a monte. Queste sono altre foto di dettaglio. Basta, direi. Aspettate un secondo che mi sembra di essere andata al contrario. Sì, bene. Ecco, questo è un altro particolare del canale, dove vedete la strada che passa e il canale, l'hanno tubato brevemente, e un canale ad alta pendenza, come vi ho detto. Bene, e qui un altro dettaglio. Ok, questo giusto per proporvi una cosa che mi sembra interessante. Ecco, chiaramente quando si fanno queste opere, si progettano, i dubbi vengono, perché voi potreste chiedere: ma cosa succede se la colata d'attritica non ci sta nella piazza di deposito? Succede che passa sopra la briglia e a valle ci arriva lo stesso. Chiaramente avranno dimensionato la piazza di deposito sulla base di osservazioni pregresse, sulla base di calcoli, che però, guardate, i calcoli lasciano il tempo che trovano. La cosa migliore è cercare di vedere quali sono le esperienze pregresse sullo stesso torrente, oppure su torrenti con caratteristiche simili. E chiaramente, se poi capita che un po' di detriti vanno di sopra, comunque un po' di detriti li si sono fermati. Certo che si saranno posti il problema di dire: se i detriti li porto giù, creo a valle una condizione di potenziale rischio che è maggiore rispetto a quella che si verifica se il detrito si espande sul versante. E quindi sono valutazioni da fare con una certa cura. Tenete presente che quando in situazioni del genere normalmente si lavora in equip, non lavora uno da solo. Questo ve lo dico perché chiaramente uno potrebbe pensare: cavolo, se mi capita una cosa così, meglio che gli dica di no. E in realtà, insomma, va bene, andiamo avanti. Misura dei dati idrologici, questo è il prossimo argomento. È un argomento molto carino, che intanto, perché lo faccio? Allora, voi progettate opere idrauliche, noi abbiamo appena visto